Allora iniziamo subito questa prova sulla Triumph 1200 GT Pro. Io non sono un pilota, non sono un tecnico, quindi quello che vi dirò in questa prova è tutto frutto della mia sensazione, di quello che provo in questo momento. Iniziamo a prendere un attimo confidenza col mezzo. Vi dico subito che il manubrio è bello largo, quindi permette delle manovre agevoli. Per chi è alto come me, 1,75 m, vi ricordo che la sella sono circa 85 cm, ma si tocca agevolmente con i piedi. Il manubrio, per quanto mi riguarda, lo avrei preferito magari quel centimetro o due un po' più arretrato, tanto così ho meno le braccia tese e questo mi facilita nella guida. Iniziamo col dire che sento il motore che è abbastanza elastico. Questo vuol dire che anche se abbiamo delle marce più alte, che ne so, una quarta, si va a 50 km all'ora, comunque sia la ripresa, la progressione per uscire da una bassa velocità con una marcia alta risulta abbastanza agevole. Non mi sono messo lì a cambiare le mappe, a mettere quella sport, perché la persona del concessionario mi aveva appena detto che con la mappa road si hanno gli stessi cavalli, quindi 150 cavalli per questa moto, ma abbiamo una risposta più progressiva, mentre con la sport avremo una risposta più diretta. Il carattere di questa moto, dalle accelerazioni che sto dando, è deciso, non troppo aggressivo. Vi ricordo che adesso sto utilizzando la mappa road, mentre con questo acceleratore elettronico della Triumph 1200 GT Pro devo dire che ha una risposta molto simile a quelli a filo, e quindi ti dà la possibilità di gestire al meglio l'apertura del gas. Ovviamente questi sono gusti personali, come vi dicevo prima, quindi per me può essere un fattore positivo che magari potrebbe convincermi all'acquisto di questa moto, piuttosto che magari per altri potrebbe essere un difetto questo tipo di erogazione. Quindi ribadisco, solo mie sensazioni personali. La moto effettivamente è molto maneggevole, anche nei cambi direzione ti segue molto, quindi destra e sinistra non c'è un bilanciamento dei carichi che ti possa mettere in difficoltà. La sella è abbastanza rigida, ma è comoda, è appunto rigida il giusto, perché così almeno ti sostiene durante la seduta. Oltretutto non è una sella, diciamo, larga sul cavallo, quindi a livello del serbatoio, questo fa sì che appunto le persone non molto alte come me tocchino a terra con mezza pianta. Questo perché la sella praticamente all'altezza del serbatoio non si allarga, ma è un pochino più dretta, e questo permette il migliore accesso alle gambe che non andiamo ad appoggiare per terra. Con l'età di questa moto che ho scoperto, appunto leggendo un po' i dati tecnici, che al posteriore abbiamo un raggio da 18, solitamente abbiamo un raggio da 17, ma Triumph ha voluto cambiare, perché mettendo una gomma con raggio da 18
dichiara che sia una migliore guida su lo sterrato, sulle strade bianche e quant'altro. Il nostro quindi si guiderebbe meglio. All'anteriore abbiamo 19. Onestamente io non so dirvi quanta miglioria ci possa essere in strada rispetto alla moto che sto guidando, un GS con il posteriore un 17 e un anteriore un 19. Effettivamente la sento più maneggevole, ma so dirvi se è dovuto appunto a una gomma con un raggio maggiore piuttosto che alla distribuzione dei carichi. Io penso più al bilanciamento della moto, perché non ho tutta questa sensibilità. Questo display molto ampio, molto bello, io riesco a leggere tutte le istruzioni che mi servono, tutti i dati che mi servono nella maniera diciamo più chiara e corretta possibile, quindi molto bello. Oltretutto ci sarà sicuramente la possibilità di collegarci il telefono. Non so onestamente se c'è la possibilità di fare un mirroring come si fa per le auto, oppure se funziona tramite applicazione, quindi sarà possibile vedere a display la strada attraverso o dei pittogrammi o Google. Qui come potete vedere abbiamo la regolazione del parabrezza manuale. Abbiamo questi deflettori che vi posso garantire non fanno passare aria, sono eccezionali. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine del nostro test. Sto per raggiungere la concessionaria Triumph per consegnare la moto. Devo dire che la moto si è comportata molto bene. Ovviamente è stato un test fatto su strade di città, quindi non si è potuto spingere o perlomeno provare tutte le caratteristiche di questa moto. A sensazione vi dico che sia per l'impostazione di guida, per l'accessibilità per chi non è molto alto come me, per l'erogazione del motore, quindi per l'elasticità che ho notato di questo motore, per la fruibilità dei contenuti presenti sul display e per una protezione aerodinamica, devo dire che la moto non ha presentato per me difetti degni di nota. Vero è che è una moto che parte da poco più di 19.000 euro, quindi non mi aspetto grossi problemi, grossi difetti. Ovviamente chi è più esperto di me, chi è più sensibile di me, sicuramente noterà magari delle cose che io in questo video non vi sto dicendo, perché non le sto avvertendo. Ribadisco, un test fatto in città non è un test che ci permette di poter capire appieno tutte le potenzialità di questa moto oppure tutti i difetti di questa moto, e quindi io vi invito solamente a darla a vedere e a provare e eventualmente a scrivere i vostri commenti per farci capire che cosa ne pensate voi. Se non l'avete fatto, iscrivetevi, e se volete ricevere notifiche dei nuovi video su questo canale, cliccate sulla campanella. Grazie a tutti e a presto. Ciao!